بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il misericordioso e clemente. Il nostro sermone oggi porta il titolo La posizione prestigiosa dei martiri e il sacrificio per amore della patria. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dell'universo, che disse nel nobile Corano: e non dite che sono morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah, che invece sono vivi e non ve ne accorgete. Testimonio che non c'è divinità oltre ad Allah, l'unico senza alcun socio, e che il nostro maestro e il profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che li seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Seguitando è merito. Il popolo egiziano celebra in questi giorni l'anniversario dei più grandi eventi della sua storia e il giorno in cui Allah l'Onnipotente ha aiutato gli egiziani a restituire la loro terra e la loro dignità. È l'anniversario della vittoria del 6 ottobre 1973, il decimo giorno di Ramadan 1393 d'Egira. In questa grande battaglia epica, il soldato egiziano ha scritto le grandissime storie del sacrificio, dell'eroismo e della dignità. Una storia in cui si era incarnata l'essenza del soldato egiziano, fedele ai principi di Allah, l'Onnipotente, e la sua fiducia nella vittoria concessa da Allah, l'Altissimo. Una storia che ha mostrato la sincerità, la grande volontà e l'insistenza di realizzare i propri scopi ed obiettivi. Quando gli obiettivi sono sublimi, le finalità sono sincere, gli scopi sono nobili. I sacrifici devono essere costosi e preziosi, e non c'è altro più costoso del sacrificio dell'anima per amore di Allah, l'Altissimo. L'individuo sacrifica l'anima per difendere la religione, la terra, l'onore e la patria, con la volontà di avere la posizione prestigiosa più sublime e di diventare tra i martiri. Essere un martire è un dono divino, concesso solo a quelli che Allah l'Onnipotente colma con la sua grazia e li mette nel secondo grado dopo i profeti e agli uomini di verità. Ed è questo disse Allah l'Altissimo: coloro che ubbidiscono ad Allah e al suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della sua grazia, profeti, uomini di verità, martiri, gente del bene, che ottima compagnia. La selezione divina di una persona per essere un martire testimonia la soddisfazione di Allah verso questa persona. Vincere il grado di martire è un sublime onore. E di questo Allah disse nel nobile Corano: così alterniamo questi giorni per gli uomini, sicché Allah riconosca quelli che hanno creduto e che scelga i testimoni tra voi. E Allah non ama gli empi. Il martire sacrifica la propria anima sul sentiero di Allah e per amore della patria. Il martire ha preferito l'aldilà più della vita mondana, ha vinto i propri istinti e desideri e ha combattuto le battaglie in difesa della religione e della patria. Complimenti al martire per questa benedetta posizione. Ha vinto la sua competizione. Di questo disse Allah l'Onnipotente: Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Che grande affare, che grande ricompensa, è il paradiso. Anas, che Allah si compiace di lui, riferì Ar-Rubaya' bint al-Bara', che era la madre di Haritha bin Suraka, venne dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e disse: o messaggero di Allah, non mi parlerei di Haritha, la battaglia di Badr, se è a Jannah, cioè paradiso, mostrerò resistenza, ma se ha incontrato un altro destino, potrei esercitarmi piangendo per lui. Egli, pace e benedizione di Allah su lui, rispose: o madre di Haritha, nei giardini di Jannah ci sono molti ranghi,
e tuo figlio ha raggiunto Al-Firdaws, il più alto del paradiso. E infatti, il vero martire è quello che ha una buona intenzione e sacrifica per amore di Allah la propria anima, offrendo tutto per innalzare la parola di Allah, per difendere la propria terra e per innalzare la bandiera della patria. Abu Musa ha riferito: un uomo venne davanti al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e disse: O messaggero di Allah, qual è la lotta nella causa di Allah? Bene, alcuni dei noi combattono per rabbia o per parlarne bene. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse, oppure ha detto: Chi combatte per esaltare la parola di Allah, la religione monoteista di Allah, sta combattendo nella causa di Allah, glorificato sia lui. Il vero martire è l'uomo che respinge la vita mondana in tutte le sue forme, rifiuta l'umiliazione e resiste a chiunque tentativo di aggredire la propria terra, la propria patria e il proprio onore. Abu Huraira ha riferito che un uomo è venuto al messaggero di Allah, la pace e benedizione di Allah su di lui, siano su di lui, e le ha chiesto: O messaggero di Allah, cosa ne pensi di un uomo che cerca di impossessarsi dei miei beni? Rispose il profeta: Non dargli i tuoi beni. Chiesi: E se combatte con me? Rispose: Combatti con lui. Chiesi: E se mi uccidisse? Rispose: Allora sarai un martire. Chiesi: E se lo uccidissi? Rispose: Sarà nel fuoco. Allo stesso modo, il vero martire è colui che difende la sua terra, l'onore e la patria. La difesa della patria e l'onore del vero musulmano sono come la difesa dell'anima, della religione, della proprietà, perché la religione ha bisogno di una patria che la porti e la protegga. Ha detto Ibn Zayd, che narra che il profeta, la pace e benedizione di Allah su di lui, ha detto: Chi muore difendendo la sua proprietà è un martire. Chi muore per legittima difesa è un martire. Chi muore difendendo la religione è un martire. E chi muore per proteggere la sua famiglia è un martire. E così il significato del martirio è sempre collegato al sacrificio dell'anima nel sentiero, oppure sul sentiero di Allah, in tutte le situazioni che richiedono la difesa della religione. Per innalzare la parola di Allah, l'Altissimo della terra, per proteggerla contro l'aggressione esterna, perché l'amore della patria è una parte della fede. Piati tutti quei martiri della battaglia del 6 ottobre, la battaglia eterna, quei martiri che hanno irrigato la terra dell'Egitto con il loro puro sangue, e le loro anime sono salite nel cielo, e hanno vinto la soddisfazione di Allah e il paradiso divino promesso da Allah come una ricompensa ai martiri. E il martirio sul sentiero di Allah, l'Altissimo, ha tante ricompense citate nel nobile Corano. Non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah, sono vivi e invece ben provvisti dal loro Signore, lieti di quello che Allah per sua grazia concede. E a quelli che sono rimasti dietro loro danno la lieta novella: nessun tumore, non ci sarà afflizione. Annunciano la novella del beneficio di Allah e della sua grazia, e che Allah non lascia andare perduto il compenso dei credenti. Sì, è vero che sono vivi, non morti. Vivono nei benesseri di Allah, lieti di quello che Allah gli ha donato. Godiscono del paradiso e tutti i beni del paradiso, lieti di quello che Allah per sua grazia concede. Narrato da Musa ibn Ibrahim ibn Kathir al-Ansari, ho sentito Talha ben Khirash dire, ho sentito Jabir ibn Abdullah dire: Il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, mi ha incontrato e mi ha detto: O Jabir, perché ti vedo sconvolto? Ho detto: O messaggero di Allah, mio padre fu martirizzato nel giorno di Uhud, lasciando indietro la mia famiglia e il debito. Lui, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Devo darti notizie di ciò che tuo padre ha incontrato Allah. Ha detto: Ma certo, o messaggero di Allah. Disse: Allah non parla a nessuno se non da dietro un velo, ma ha portato tuo padre a parlargli direttamente. Ha detto: O mio servitore, desideri
che tu dia qualcosa. Qualcosa disse o Signore, dammi la vita affinché io possa combattere per te una seconda volta. Quindi il Signore, beato e altissimo, disse: è stato decretato a me che non torneranno. Ha detto quindi: questo aya, o versetto del Corano, è stato rivelato: non pensare a quelli come morti che sono stati uccisi sulla via di Allah. Tra le ricompense del martire, che ha sette peculiarità menzionate negli hadith riferite da Al-Muqaddim ibn Abdel Mahdi, Qariba, che Allah si compiaccia di lui, disse: il profeta, la pace e benedizione di Allah su di lui, disse: il martire ha sette benedizioni da parte di Allah, è perdonato dal momento in cui il suo sangue viene versato, gli verrà mostrato il suo posto in paradiso, sarà esonerato dalla prova della tomba, sarà al sicuro nel giorno del grande terrore, cioè l'ultimo giorno. Una corona di dignità sarà posta sulla sua fronte, con un rubino che è migliore di questo mondo e di tutto ciò che contiene. Sposerà 72 vergini, cioè al-Huril Ina, e gli sarà permesso di intercedere per 70 dei suoi parenti. L'onore conferito da Allah ai martiri, delle ricompense del martire, anche che gli angeli lo caricano con le sue ali. Jabir ibn Abdullah ha detto: hanno portato il corpo di mio padre davanti al messaggero di Allah ed erano stati mutilati. È stato messo di fronte a lui. Volevo scoprire la sua faccia, ma il mio popolo mi ha proibito. Il messaggero di Allah disse: gli angeli non hanno smesso di coprirlo con le loro ali. C'è anche, diciamo, tra cui anche che il martire per la causa di Dio, di Allah, con il primo, o sarà con il primo gruppo ad entrare in paradiso senza giudizio o punizione, è narrato da Abdullah ibn Omar ibn al-Asi. Abdul As, che Allah si compiaccia di loro, ha detto: ho sentito il messaggero di Allah, pace su di lui, disse: Allah l'Onnipotente invita la risurrezione del cielo e porterà la sua decorazione ed irrigazione. Egli dice: dove i credenti che hanno combattuto per Allah e uccisi sul sentiero di Allah, entrati in paradiso senza giudizio né punizione? Arrivano gli angeli dicendo: oh Allah, ti lodiamo giorno e notte. Chi sono quelli che ci hai preferito e scelto più di noi? Dice il Signore l'Onnipotente: coloro che hanno combattuto sul sentiero di Allah per amore di Allah. Quindi gli angeli li salutano dicendo: baci di Allah sia di voi per la vostra pazienza nella vita mondana, che grande ricompensa. Tra i primi c'è anche che il martire sarà uno dei primi gruppi ad entrare nel paradiso senza processo o punizione. Abdullah ibn Abdel As, possa Allah essere contento di entrambi, disse: ho sentito il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, dire: nel giorno della risurrezione Allah sia lodato chi amerà il giardino che viene con il suo lusso. Dice: Allah sia lodato, dove sono i miei servi che hanno combattuto per la causa di Allah? Sono morti, sono stati danneggiati e hanno lottato per la mia causa. Entrate nel paradiso senza giudizio o punizione. Gli angeli vengono e dicono: oh nostro Signore, ti glorifichiamo o santifichiamo di giorno e di notte. Chi sono quelli che hai preferito su di noi? Allah dice: questi sono quelli che hanno combattuto per la mia causa, sono morti, sono stati danneggiati e hanno lottato per la mia causa. Gli angeli entreranno davanti loro attraverso tutte le porte e gli diranno: la pace sia di voi perché stavate perseverando nell'adorazione. Quanto è bello per la ricompensa dell'eterna dimora! I martiri otterranno le migliori case in paradiso. Samura ibn Jundub, che Allah si compiace di lui, che è il profeta di Allah,
La pace e le benedizioni siano su di lui, disse: Ho visto in un sogno l'altra sera che sono venuto due uomini per me, arrampicandosi su un albero con me. Mi hanno messo in una casa che non avevo mai visto, una casa migliore di essa. Mi dissero: Questa è la casa dei martiri. Per questo motivo il martire è l'unico che vuole tornare di nuovo in vita per uccidersi di nuovo per la causa di Allah. Anas ibn Malik disse che il messaggero di Allah disse: Nessuno che entrerà in paradiso vorrà tornare in questo mondo anche se tutto è stato dato, tranne il martire. Vorrei tornare al mondo. Oppure vorrà tornare al mondo e morire 10 volte di più per la causa di Allah. Questo perché l'onore che ha ricevuto sarebbe quello di un martire. Detto questo, spero che Allah ci perdoni tutti. Lode ad Allah, Signore dell'universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni, ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Lode ad Allah. La pace e le benedizioni di Allah siano sul messaggero di Muhammad, i suoi parenti, tutti i suoi compagni e coloro che le seguono gentilmente fino al giorno del giudizio. Quindi, i miei fratelli nell'Islam, raggiungere i più grandi obiettivi in questa vita richiede dei grandi sacrifici. Non c'è dubbio che gli obiettivi nobili richiedono sacrifici nobili. Questo è il caso di coloro che si sacrificano per la loro religione e la patria. Il nostro dovere nei confronti del nostro amato paese e della giusta religione è quello di lottare, collaborare e unirci per proteggere la propria sicurezza e difenderla dalle aggressioni e dai pericoli che tentano di danneggiarla. Dobbiamo essere vigili per proteggerlo, ognuno dipende dal proprio potere e nell'ambito del proprio lavoro e responsabilità. I nostri eroici soldati che si sono aggrappati al sentiero di Allah e lo lodano, sono sani e hanno realizzato ciò che avevano promesso ad Allah, potendo con ferma intenzione e ferma convinzione passare alla costruzione e allo sviluppo. Saluti alle coraggiose forze armate nel giorno della vittoria. Assumiamo un altro ruolo che riguarda il passaggio verso la riva dello sviluppo, del benessere, del lavoro e della produzione per confermare che i nipoti e i figli dei soldati che hanno attraversato la linea di Barliv e sono entrati nel fuoco in quel gran giorno sono in grado di superare tutte le difficoltà per raggiungere la pace, la sicurezza e lo sviluppo. Con il permesso di Allah, l'Altissimo, dobbiamo unirci in fila dietro le nostre sagge autorità, forze armate, polizia e le altre istituzioni dello Stato nazionale. O nostro Signore, proteggi l'Egitto e il suo popolo e concedigli pace e sicurezza. Grazie dell'ascolto.